Grande tema per noi freelance, quando lavorare gratis e quando non ha senso lavorare gratis. Partendo dal presupposto che non c'è una cosa giusta o sbagliata, chiaramente dipende sempre da un pochino da come uno interpreta il proprio percorso. Personalmente, secondo me, c'è un momento giusto in cui ha senso entrare con la propria offerta, con grosse scontistiche o lavorando gratis, e invece ci sono momenti in cui non ha assolutamente senso procedere in questo tipo di maniera. In generale, secondo me, se sei all'inizio o comunque se stai ambendo a fare un upgrade del lavoro che fai, faccio un esempio. Faccio un esempio. Mettiamo il caso che stai lavorando con dei brand locali medio-piccoli e c'è l'occasione per iniziare una collaborazione con un brand magari un pochino più strutturato, un pochino più grosso. Ecco, allora ci sono diverse strade che si possono applicare in questo momento. Secondo me, se il brand è titubante nel collaborare con te, perché magari sei te che ti sei offerto di collaborare con loro, ecco, molto probabilmente potrebbe aver senso applicare una grossa scontistica o comunque lavorare gratis, tra virgolette, il primo giro per dimostrare la propria capacità di lavorare. Questo perché? Perché secondo me il tema economico non è così importante, nel senso bisogna saper dimostrare di riuscire ad ottenere dei buoni risultati appunto per la commissione che è stata fatta. Di solito quando mi capita, non capita così spesso, però è possibile che il cliente che magari non ha esattamente fiducia perché banalmente non vi conosce, quindi deve ancora sviluppare questo rapporto di fiducia che, tra parentesi, è la cosa più importante che ti potrebbe accompagnare in un periodo più grande di collaborazione, entrare con il piede giusto dal punto di vista economico sicuramente è una sensibilità che non hanno tutti, ma che ti può appunto riuscire a far costruire un rapporto duraturo con il tuo cliente. Se invece nella tua professione fai dei lavori più one shot, quindi un cliente singolo e dopo non tornerà mai più, ecco, forse non è proprio il caso di lavorare in questo tipo di direzione. Diciamo che lavorare mettendo al secondo posto il lato economico sicuramente non è una strategia che ti puoi permettere se sei già un po' con l'acqua alla gola dal punto di vista economico. Se invece stai lavorando bene e dai grossi margini o comunque riesci a campare bene con quello che stai facendo, o è un investimento appunto che sicuramente puoi iniziare a pensare. Sicuramente lo sconsiglio se purtroppo è un momento in cui non riesci ad avere un'elevata entrata di cassa, per cui lavorare gratis in verità ti andrebbe a sminuire ed andrebbe anche a crearti un problema di cassa perché non ti entrerebbero quei soldini e quindi sicuramente non è una strada da percorrere. Offrire il proprio lavoro gratis con grosse scontistiche è da considerarsi come un investimento abbastanza rischioso dal punto di vista del freelance, ma con un ritorno che se funziona sicuramente ti potrebbe dare dei buoni frutti e appunto costruire un rapporto molto più strutturato col cliente. Quindi non te lo consiglio se hai dei problemi di cassa e inizi ad avere un pochino dei problemi proprio alle entrate mensili del tuo lavoro. Non te lo consiglio neanche se di fronte a te stai già vedendo che il possibile cliente, che non chiamerei cliente, non è una persona seria. Cioè, se è una persona che si sente già, che tende a sfruttare le persone, gli fa fare un lavoro gratis e poi non partecipa più o non consegue più nella collaborazione appunto tra cliente e fornitore, secondo me assolutamente no. In quel caso lì si fa un preventivo quotato correttamente e se lui vorrà procedere, benissimo. Se invece ti chiederà di fare il primo lavoro gratis, sicuramente non è una buona strada da fare. Poi d'altronde appunto non c'è un giusto o uno sbagliato. Ecco, io personalmente nel mio lavoro cerco di tenere il lato economico sempre in secondo piano, non tanto perché non mi interessa, perché anch'io giustamente ci devo mangiare anch'io, però non è la cosa più importante. Se ci tengo a fare un lavoro e l'ostacolo è il budget, si cerca di trovare la soluzione per fare quel lavoro il fatto più bene, più di qualità possibile, appunto cercando di come dire, rilimare un pochino il budget e riuscire ad andare incontro al cliente e riuscire lo stesso a portare a casa un lavoro di soddisfazione o comunque un lavoro che mi dà anche fiducia e soddisfazione nel cliente per proseguire. Se invece è un'occasione solo per avere una fornitura di un lavoro gratis, ecco, quello sta molto nella tua sensibilità e qua ti invito chiaramente a fare una grossa riflessione nel percorso che stai facendo di non essere fregato da chi hai davanti. Purtroppo il mondo utopico è un pochino diverso da quello che ci circonda e quindi spesso la gente cerca di approfittare, specialmente se sei giovane. Anzi, se lavori nel campo foto e video, molto probabilmente ti chiederanno di fare delle foto o dei video per marchi o per eventi o comunque per lavori molto piccoli a gratis e dopo non ti chiameranno più, perché appunto ci sarà un riciclo sempre di persone.
Secondo me qua è quando la gente è poco seria e qua sta nella tua sensibilità di capire se ha senso per te portare a caso un lavoro che ti farà da portfolio o se invece di lasciarlo andare, perché comunque sarebbe comunque un'occasione persa, sia dal punto di vista lavorativo, se non ne vale la pena, che dal punto di investimento di tempo personale, perché magari puoi lavorare ad altre cose. Ecco, su questo è un grande tema. Lavorare gratis non significa solo lavorare per dei clienti, dei committenti. Molto probabilmente potrebbe essere, ad esempio, se lavori su dei tuoi progetti personali. Ecco, se ad esempio vuoi dimostrare quello che sei, vuoi andare in una determinata direzione, ad esempio, non so, vuoi fare il fotografo paesaggista, ecco, molto probabilmente il primo avvio lo dovrai fare con le tue gambe su dei progetti personali. Però la cosa veramente divertente dei progetti personali è che, dato che scegli te in che direzione andare e sei te stesso il tuo committente, il tuo fornitore, puoi, secondo me, fare un investimento di tuo tempo e tuo denaro per portare a casa un progetto che comunque andrai a rivendere o comunque che andrai a dimostrare ad altre persone, ad altri colleghi o brand o fornitori che siano, che sai fare il tuo mestiere, per cui quello diventa la prova tangibile che sai fare il tuo mestiere e quindi deve essere pagato. Quindi, riassumendo, non c'è giusto o sbagliato nel lavoro a gratis. Secondo me, lavorare a gratis sotto prezzo con grosse scontistiche va inteso semplicemente come un investimento. Quando vedi che quell'investimento ti può portare a un determinato tipo di risultato, secondo me conviene andarci. Se invece quell'investimento lì non te lo puoi permettere in quel momento, quindi in quel momento storico, quell'investimento è un po', sicuramente non ti porterà, buoni profitti o buoni proposti in generale, ecco, secondo me non andare in quella direzione lì. Spero questo video ti sia stato utile. Se chiaramente hai dubbi o domande, scrivimi che ti rispondo volentieri. Alla prossima!